Poracci, pronti per rimanere indignati? Preparatevi perché la classifica di oggi farà parecchio discutere. Mi raccomando, siate civili nei commenti e se volete, passate questa sera in live alle 21.30 sul canale Viola per una live ricchissima. Vi aspetto! Per quanto riguarda invece solo risposte sbagliate, il mitico Alessandro è stato il più veloce di tutti, mentre Giuseppe è stato brutale, definendo Assassin's Creed 2 come l'ultimo gioco buono di Ubisoft. Vogliamo dargli torto? Non lo so, ma intanto andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi facendo un listone a fine anno. Quello di oggi sarà un video poraccissimo perché vi proporrò la mia personalissima flop 10, la lista dei 10 giochi più deludenti dell'anno. A differenza di molti, continuo a ritenere il 2021 come un'annata ottima per il gaming e ne parleremo meglio quando sarà il momento di stilare la classifica dei poti. Ma ciò non toglie che di giocacci ne sono usciti parecchi e io ho avuto l'onore, se così vogliamo definirlo, di poterne provare parecchi. Ci tengo a precisare però, non c'è neanche bisogno di dirlo, che questa è una lista basata sui miei gusti personali e non ha nessuna pretesa di oggettività. Nello stilare questa classifica hanno rivestito un'importanza fondamentale elementi come appunto i miei gusti da videogiocatore e le aspettative che nutrivo nei confronti di questi titoli. Quindi non prendete questa top come un affronto personale, ognuno ha i suoi gusti e anzi il mondo è bello perché è vario. Anzi, vi aspetto qua sotto nei commenti e stasera in live per sapere se siete d'accordo e quali sono i vostri giochi peggiori del 2021. Nel mentre, mi raccomando, il 2022 si avvicina e molto probabilmente verrà ricordato come l'anno della conquista non violenta di YouTube Italia da parte dell'Armata Poraccia. Quindi è meglio portarsi subito avanti con i lavori. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e ovviamente seguitemi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Un'apertura col botto, perché sono sicuro che già la decima posizione farà molto discutere, ma dopo aver giocato e finito Deathloop, credo che il titolo Arcane sia uno dei più deludenti dell'anno. Non posso farci nulla. Il problema in questo caso risulta proprio nelle aspettative. Non penso si tratti di un gioco da bocciare a prescindere, ma avendo recuperato Deathloop appena il mese scorso, credevo che mi sarei ritrovato tra le mani un mezzo capolavoro. Non sono d'accordo con le recensioni entusiastiche che ne hanno premiato il concept mettendo in luce come l'unico difetto l'intelligenza artificiale approssimativa. Deathloop è in realtà un titolo che scivola proprio su molti aspetti della sua realizzazione e l'idiozia dei nemici è solo la punta dell'iceberg di un titolo che non funziona. L'art style e la presentazione mascherano in modo egregio una struttura di gioco raffazzonata e sin troppo confusionaria che non riesce ad adattarsi in modo convincente all'idea del time loop. Arcane ha puntato troppo in alto con Deathloop, andando a pescare troppi elementi alieni tra di loro. Abbiamo meccaniche da roguelike, accenni di FPS sandbox e anche un multiplayer PvP a invasioni, ma nessuno di questi tre elementi è amalgamato in modo coerente e si accusa tantissimo l'impossibilità di una risoluzione nelle premesse narrative. Il risultato è un gioco in cui lo scorrere del tempo non è una minaccia, non c'è alcuna libertà d'azione e l'unica soluzione possibile è quella intesa dagli sviluppatori e tutta la progressione del gioco viene affidata a un menu statico che molto spesso nasconde anche gli avvenimenti più importanti della giornata su Blackreef. Deathloop è un'ottima idea sulla carta e anche una produzione scintillante. Giocarla però non mi ha divertito. Nona posizione per un'altra cocente delusione. In questo caso però non ho subito l'hype delle recensioni, ma si trattava più che altro di un titolo che aspettavo da tantissimo tempo e in cui riponevo molte aspettative. Mi riferisco a Oddworld Soulstorm. Per chi come me è cresciuto negli anni 90 e ha vissuto in pieno il boom di Sony con la sua prima PlayStation, le avventure di Abe e il Mudokon non possono che riservare un posto speciale nei ricordi da gamer. Con il passare degli anni la serie ha perso il ruolo centrale che si era riuscita a ritagliare durante la quinta generazione di console,
ma il remake New and Testy del primo episodio aveva saputo rappresentare una sorta di seconda giovinezza per Oddworld. La voglia di riscoprire come quel folle genio di Lorne Lanning avesse reimmaginato lo storico secondo episodio era amplificata dal fatto che Soulstorm si prefiggeva l'importante compito non solo di attualizzare Exodus, ma anche di confezionare un prodotto finalmente in linea con quella che era la visione iniziale del progetto. L'attesa di 20 anni purtroppo non è stata ripagata e Soulstorm è un gioco in tutto e per tutto inferiore all'originale. Il passaggio a un motore 2.5D è più un'involuzione che altro. Rispetto ai fondali pre-renderizzati apprezzati su PlayStation, il gioco ora è più dinamico, cinematografico se vogliamo, ma anche molto più impreciso e imperfetto. Il gameplay di Odyssey e Exodus era sì legnoso e a tratti frustrante, ma credo di preferirlo di netto a quanto visto in Soulstorm. Un gioco che richiede una certa precisione nei movimenti e nelle tempistiche, proprio come negli originali, ma che allo stesso tempo è zeppo di bug e sviste che impediscono il pieno controllo sul protagonista. Inoltre il level design non sfrutta appieno il nuovo motore di gioco e molta della varietà presente in passato è stata qui tagliata in favore di sezioni tutte troppo simili tra di loro e di nuove meccaniche, come il crafting, che non aggiungono nulla di interessante. Soulstorm doveva essere un'evoluzione del brand, ma invece è stato solo un passo indietro. Dopo il remake, ora è il turno di una remaster. Purtroppo, e lo dico a malincuore, la riproposizione di Project Zero Maiden of Blackwater è stata una grandissima delusione. Project Zero è forse uno dei pochi big del genere dei survival horror a non aver subito fondamentali stravolgimenti nel corso della sua evoluzione. La serie si è ritagliata quindi una folta schiera di appassionati nella sua nicchia. Ero quindi super curioso di riscoprire un brand che non provavo dai tempi del primo episodio su PlayStation 2. Questa remaster purtroppo non solo mette in luce tutti gli evidenti limiti di un progetto nato vecchio già su Wii U, ma fallisce anche come aggiornamento di un titolo che non riesce a slegarsi dalla sua console di origine. Su Every Eye trovate la mia recensione, ma qui vi parlo da un punto di vista decisamente più soggettivo. Se amate l'horror di stampo orientale, troverete di sicuro in Maiden of Blackwater una narrativa avvincente, ma per me è stato molto difficile digerire le scelte anacronistiche di gameplay. Rivedere proposti tutti i difetti, sia grafici che di gameplay, che traviavano l'esperienza sulla console di passata generazione è inaccettabile, ma il poco sforzo posto in questa remaster viene a galla soprattutto quando ci si rende conto che a mancare è proprio il paddone della Wii U. Un titolo studiato su misura per il particolare sistema di controllo del Wii U andava ripensato drasticamente per adattare l'esperienza alla classica impostazione del pad, così purtroppo non è stato fatto. Se quindi è sicuramente un'ottima mossa l'aver liberato Project Zero 4 dall'esclusività di una console scarsamente diffusa, non è di certo buono il fatto che il gameplay risulti poco ispirato, anzi monco, facendo rimpiangere la sfortunata piattaforma Nintendo. Si tratta della peggiore remaster dell'anno? Sicuramente no, ma sono esperimenti come questo che saturano il mercato e creano molti dubbi legittimi sull'utilità di certe riproposizioni. Un altro titolo che è riuscito a floppare alla grande nonostante le ottime premesse è stato Destruction All Stars. Mi dispiace per gli sviluppatori di Lucid Games, ma riuscire a creare il vuoto in un gioco multiplayer online durante il periodo gratuito sul Plus, è un traguardo veramente impressionante, in negativo. L'ho già detto in un recente video parlando di Twisted Metal, ma secondo me si sente molto la mancanza di un brawler automobilistico fatto come si deve in questa era del gaming. Destruction All Stars sembrava il titolo perfetto per colmare una lacuna molto vasta, eppure si è rivelato uno dei progetti più fallimentari dell'anno. Tolta la grafica piacevole e l'idea di tornare ai fasti di un Destruction Derby o di un Twisted Metal appunto, ci si rende conto immediatamente che nel gioco c'è veramente poco da fare. Il gameplay è estremamente scarno, il gioco mal bilanciato e anche le modalità di gioco si contano sulle dita di una mano. La cosa più simile a uno story mode va acquistata a parte tramite microtransazioni e l'unico incentivo a continuare a giocare è lo sblocco di elementi cosmetici che sono appunto elementi cosmetici. Ma vi immaginate se questo titolo fosse uscito, come inizialmente previsto, insieme al lancio della console a prezzo pieno? Fortunatamente Sony lo ha inserito al day one nella libreria del Plus e finito il periodo in cui era possibile riscattarlo gratuitamente, il gioco è stato prezzato a $19,99. Nonostante questo, i server erano già vuoti dopo poche settimane dal lancio sul Plus ed era palese che anche online si giocava contro dei bot. Se la next gen di Sony ha faticato ad ingranare, quello di Destruction All Stars è
è stato di sicuro il tonfo più silenzioso di tutti quanti. Ma quanto va di moda il concetto del time loop? A quanto pare tanto. Ma tirare fuori un titolo che sappia sfruttare a dovere il concetto della ripetizione temporale non è affatto semplice, come ci ha dimostrato 12 Minutes. Partito inizialmente come un titolo indie, 12 Minutes è forse uno dei progetti più ambiziosi dell'anno, nonostante non si presenti affatto come una produzione AAA. Con un cast stellare, il cinema di Hitchcock come punto di riferimento, un approccio minimalista al game design e alla direzione artistica, la creatura di Luis Antonio ha da subito catturato la mia attenzione. L'idea di costringere il giocatore in un loop infinito di 10 minuti, chiuso in un unico ambiente di gioco, è avvincente. Peccato che le ottime premesse si risolvano in un nulla di fatto. Come tutte le trame del genere, che creano un mistero intrigante, ma offrono un'unica soluzione narrativa, la storia può risultare a molti come deludente. Non è stato questo però l'aspetto che mi ha profondamente lasciato interdetto, piuttosto un gameplay pieno di imprecisioni e momenti morti che rendono l'esperienza complessiva frustrante e ripetitiva piuttosto che coinvolgente. Nonostante poi la durata dell'esperienza sia relativamente breve, infatti ho terminato il gioco in un'unica sessione senza l'utilizzo di guide, la progressione è anti-intuitiva in più di un'occasione e spesso le scoperte fatte durante un loop temporale non portano a un reale avanzamento della narrativa, o meglio costringono a dover ripercorrere tutto l'iter precedente solo per provare a cambiare l'ultima azione prima del reset del ciclo temporale. Con una migliore implementazione di scorciatoie narrative e un motore di gioco più rifinito, sono incredibilmente numerose le imprecisioni grafiche che distruggono l'immedesimazione, 12 Minutes sarebbe riuscito sicuramente ad impressionare di più. Così rimane un trial and error giustificato da una storia che si perde clamorosamente nelle battute finali. Non solo è stato nominato come il peggior gioco su Switch, ma è stato spernacchiato anche da tutta la critica specializzata. Infatti Balan Wonderworld è riuscito a mettere d'accordo i giocatori di tutto il mondo. Un titolo che è costato caro al leggendario Yuji Naka, che dopo il fallimento della sua ultima creatura è stato costretto ad allontanarsi da Square Enix. Io però una domanda me la faccio. In quanti hanno veramente giocato Balan Wonderworld? Perché sia chiaro, non si tratta di un buon prodotto, ma secondo me siamo lontani da come molti lo descrivono. Si tratta di un platform in tre dimensioni estremamente basilare che non aggiunge nulla di nuovo al genere, ma in passato ho giocato di molto peggio. È vero, ci sono delle scelte di design incomprensibili che minano la possibilità di trarne un divertimento spensierato, e ne voglio citare giusto due. La prima è che tutti i tasti azione permettono esclusivamente di saltare, e che una volta indossato un costume che conferisce un'abilità specifica, non è detto che il personaggio sia ancora in grado di staccare i piedi da terra. Col costume del drago, ad esempio, abbiamo un attacco a distanza, ma è impossibile saltare, nonostante ci siano almeno altri 5 tasti inutilizzati. E lo stesso problema è presente anche nel menu di gioco, non esiste il tasto annulla, ma tutti quanti attivano la casella evidenziata e non penso di aver mai visto una cosa del genere. Capite comunque che se in un platform per effettuare un salto devo cambiare costume bloccando il personaggio in un'animazione non skippabile di circa un secondo, c'è qualcosa che non ha funzionato durante la progettazione di Balan Wonderworld. E poi il secondo difetto macroscopico è che non viene fornito contesto al giocatore, nonostante ognuno dei 12 mondi visitabili abbia una sua sottotrama. Solo che la cutscene introduttiva viene mostrata alla fine del secondo livello di ogni mondo, prima del boss della zona, che una volta sconfitto dà il via a un balletto a dir poco cringe e anche a un filmato conclusivo, rendendo praticamente impossibile capire quello che si sta facendo in ogni stage. Ripeto, il gioco è un buco nell'acqua, ma ormai ve lo tirano dietro. Secondo me per i più piccoli può essere una bella palestra e anche i più grandi possono trarne giovamento. Balan Wonderworld è una sorta di manuale di game design al contrario e evidenzia tutto quello che di geniale e immediato c'è nei grandi esponenti del genere, elementi che molto spesso diamo per scontati ma che Yuji Naka si è dimenticato per strada mentre dirigeva i lavori su Balan Wonderworld. Ci avviciniamo al podio e in quarta posizione è il turno del trittico più discusso degli ultimi mesi. Rockstar Game è riuscita nel difficilissimo compito di sbagliare una delle operazioni più semplici in assoluto, riuscire a vendere GTA. Con una collection che sembra sia stata messa in piedi da un'intelligenza artificiale già a partire dal titolo, non penso di aver mai visto tre porting così scandalosi come quelli della Definitive Edition. Non c'è molto da dire su GTA 3, Vice City e San Andreas che non sia stato già ripetuto miliardi di volte e francamente non ho nessuna
nessuna voglia di elencare i difetti macroscopici e ridicoli che piano piano stanno venendo corretti a suon di patch. Mi sembra giusto però sottolineare quanto meschina sia stata la politica di Rockstar e Take-Two nel gestire tutta l'operazione, prima tenendo tutti all'oscuro sulla qualità dei lavori, poi rivendicando il copyright su tutti i video che mostravano anche solo un secondo del trailer, e proseguendo con rendere inaccessibile il gioco su PC anche a chi aveva acquistato la trilogy, la Definitive Edition è stato un disastro mediatico sotto tutti i punti di vista. La versione Switch poi sostanzialmente sfigura anche di fronte a quelle originali, e la cosa che più fa rabbia di tutte è che i giochi rimangono dei dannati capolavori ancora oggi e sono divertentissimi da giocare nonostante tutti i limiti del caso. Magari le patch nel corso dei mesi renderanno la Definitive Edition degna dei titoli che raccoglie, ma nel 2021 Rockstar ha commesso un vero e proprio scempio videoludico. E finalmente siamo giunti sul podio. Ora, questo terzo posto mi fa veramente male al cuore, perché io nel progetto ci credevo veramente tanto e inoltre sono stato anche coinvolto nel coverage di eFootball prima dell'uscita. Purtroppo il nuovo corso di PES è qualcosa di improponibile ed è lo specchio di una Konami ormai praticamente fuori dall'evoluzione del mercato videoludico. Continuerò a ripeterlo all'infinito. L'idea di rendere free to play un calcistico che a cadenza annuale ripropone a prezzo pieno sempre lo stesso titolo con leggere migliorie non poteva che essere una ventata d'aria fresca in un settore ormai stantio. Se significa la fine delle Legacy Edition e delle Season Update, ben vengano i free to play e il supporto continuo. Addio PES e benvenuto eFootball. Ma si può gestire in un modo del genere il rebranding di una serie storica di questo calibro? Dal logo orrendo ai trailer usciti fuori direttamente dagli anni 90, Konami con eFootball non ne ha azzeccata neanche una. L'idea di creare un titolo cross-platform a supporto continuo, aiutato dal passaggio alla Unreal Engine 4, suonava come una vittoria a mani basse, eppure eFootball è riuscito a fare schifo a tutti, nonostante si tratti di un titolo gratis. Più che un gioco, la produzione Konami è diventato immediatamente materiale da meme, con alcuni dei momenti videoludici più imbarazzanti dell'ultimo anno, e anche oltre. Spero vivamente che eFootball riesca a risorgere dalle proprie ceneri, ma qui la situazione è a dir poco disastrosa. Dopo Metal Gear e Contra, PES è l'ennesima illustre vittima del pessimo atteggiamento di Konami nei confronti delle sue IP di riferimento. Non è un peccato, è una tragedia. Tutti quanti si sono incastrati a parlare di Abandoned, ma quest'anno il vero orrore videoludico è passato in sordina, nonostante di mezzo aleggiasse sempre lo spettro di Kojima. Continuo a ritenere PT come uno degli esperimenti più impressionanti della scorsa generazione di console, e quanto proposto da Guillermo del Toro e Hideo Kojima in una breve demo interattiva continua ad esercitare una certa influenza sul mondo videoludico. Se titoli come Visage provano a declinare il concept abbozzato nella casa di PT, Evil Inside, generico e poco ispirato già dal titolo, neanche ci prova a proporre qualcosa di diverso. Il gioco è a conti fatti la copia carbone di PT, fatta però senza budget e riutilizzando gli asset stock di Unity. Il risultato è un gioco grottesco, ma non nel senso sperato. La vera sorpresa è stata quella di non ritrovarsi un jumpscare fatto con un modello nella T-Pose. Per il resto, in Evil Inside non troverete nulla di nuovo che non sia stato già detto in PT, in modo migliore. E se possibile, c'è anche qualcosa di meno, nonostante il titolo duri pochissimo. Io, nella prima run, ci ho messo meno di 4 ore per portarlo a termine. Così, sembra uno di quei titoli amatoriali da scaricare su PC per farsi 4 risate una sera, o magari il classico gioco coperto da un canale di Let's Play con tanto di titolo clickbait e faccia urlante nella thumbnail. Non c'è niente da fare, anche solo l'ombra di Kojima vende, e un applauso a Sony per averci provato nel pubblicizzare un gioco che non meriterebbe neanche di essere venduto a 0,99 sull'eShop. Immagino che se volete un platino facile facile, Evil Inside è il GOTY del 2021. E chiudiamo con la prima posizione, e qui so che molti di voi si arrabbieranno. Per me la più grande delusione dell'anno, il peggio del peggio, non può che essere lui. Baldo. Io nello Zelda italiano ci ho creduto veramente, sin dal suo primo annuncio.
E ci ho continuato a sperare, anche quando le prime anteprime erano tutt'altro che incoraggianti. Non mi sarei mai aspettato però un titolo così problematico e deludente. Sì, non credo ci sia un altro modo di descrivere correttamente Baldo, un titolo dal potenziale enorme che si perde in un bicchiere d'acqua. Se siete hardcore gamer, vecchio stampo e siete cresciuti con i primi titoli di The Legend of Zelda, c'è una buona probabilità che riuscirete a trovare in Baldo un titolo che fa il caso vostro, ma non penso che sia corretto salvare sotto l'ala della nostalgia un gioco che è semplicemente anacronistico. Tolti i numerosi bug che affliggevano la produzione al lancio e rendevano impossibile portare a termine l'avventura, Baldo rimane un titolo artificialmente difficile, incomprensibile nella progressione, tedioso e diluito nel world design, ma soprattutto realizzato con estrema superficialità. La cosa più curiosa è che solo in Italia è stato difeso a spada tratta, quando nel resto del mondo il titolo è stato duramente stroncato dalla critica, senza che ci fossero moti di indignazione popolare. Non mi sognerei mai di spalare merda sul lavoro altrui tanto per il gusto di farlo, e credo che gli sforzi creativi vadano rispettati, sempre. Ma allo stesso tempo chi compra e investe i suoi soldi va informato a dovere, se chiede informazioni su un possibile acquisto, e mai nella vita mi sentirei di consigliare a cuor leggero Baldo. Così come credo non ci sia nessuno volenteroso di definire il gioco dei Polaretti come un capolavoro videoludico, orgoglio nostrano. Speriamo che in futuro Napsteam si dedichi a progetti meno ambiziosi, ma più gestibili da un gruppo di piccole dimensioni. Però, a conti fatti, il 2021 si chiude così, dominato in negativo da Baldo. E questa poracci era la mia flop 10 per il 2021. Che ne pensate? Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Avete la vostra personalissima classifica? Beh, come al solito vi aspetto qua sotto nei commenti per discuterne assieme, altrimenti questa sera alle 21.30 sul canale Viola in live. Mi raccomando, fate i bravi. Intanto però, nerdate duro e riposatevi. Noi ci vediamo o stasera o domani per un nuovo video. Io sono il Poro Flop, Michele Ten. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! La cosa più curiosa.